Io ieri, perché poi ogni giorno, anzi ogni ora c'è ovviamente una novità, abbiamo detto che il Capo dello Stato ha chiesto che al più presto, ovviamente per tutte le implicazioni, che ci sono in questa questione, al più presto si trovi una soluzione alla vicenda. Io ieri dicevo la cosa più importante è capire se c'è un piano B al di là delle fibrillazioni nel governo. Però, non posso non farle questa domanda. Siccome Conte l'ha detto chiaramente, noi siamo pronti a reintrodurre lo scudo fiscale e una grande parte del suo movimento è contraria. Mi dice, almeno da questo punto di vista, come stanno le cose? Cioè, se si votasse domani un decreto per reintrodurre, o non so che cosa, per reintrodurre l'immunità penale, il Movimento 5 Stelle come voterebbe? Io penso che stiamo parlando di un problema che in questo momento non esiste. Però così non mi E dà una risposta, mi perdoni, eh? gliela do subito, Sì. gliela do subito. A me ho apprezzato molto il sondaggio, ma nella domanda sarebbe stato bello anche inserire qualche piccolo dato, in quanto io sono convinto che i cittadini in questi giorni sono un po' anche confusi tra scudo penale sì, scudo penale no, tutte queste informazioni, e sembra, come al solito, che il problema sia lo scudo penale e il Movimento 5 No, Stelle che lo vuole però togliere. devo dire, no, per No, no, fugare il no, dubbio, ecco, noi però, l'abbiamo detto ecco, chiaramente voglio solo dire ieri, una cosa, sì, non è solo lo ecco, però scudo penale, io le ovviamente, voglio la solo dire una questione. cosa. Noi siamo di fronte, ci troviamo di fronte ad un'azienda, ad una grande azienda, che ha vinto una gara d'appalto, che ha preso degli impegni sia di produzione, sia di dipendenti e sia di rispetto dell'ambiente. Questi impegni l'azienda non riesce a rispettarli, vuole licenziare 5.000 persone, Sì. non riesce a produrre e perde 2 milioni e mezzo di euro al giorno. Ora, impostata così, la domanda ai cittadini è: secondo voi un'azienda se ne va perché perde 2 milioni e mezzo di euro al giorno, perché sta facendo un disastro ambientale, perché vuole licenziare 5.000 persone, o se ne va perché non c'è più uno scudo penale che loro sapevano fosse in scadenza e che comunque fino ad oggi hanno avuto? Ecco, allora io dico, secondo me, se impostiamo la domanda così, i cittadini risponderanno 99,9% se ne va perché perde 2 milioni e mezzo di euro al Questo, giorno. come dire, è il Ecco. suggerimento Poi, per no, il prossimo sondaggio, però voglio comprendiamo. aggiungere anche un'altra cosa. Poi voglio aggiungere un'altra cosa. È chiaro che però un'azienda così grande, che comunque arriva in Italia e trova l'appoggio dei nemici degli italiani e dell'attuale maggioranza a fare queste insinuazioni, quindi mi riferisco alla Lega, agli altri partiti che si insinuano in queste cose, l'azienda grande si appoggia, trova delle sponde in Italia e fa guerra all'Italia. Ecco, è chiaro, io volevo dire solo No, però questo. posso chiedere una cosa, proprio Sì. per quello che lei sta dicendo, no? Diciamo chi è del partito che dice reintroduciamo lo scudo penale, lo dice proprio per dire noi togliamo qualsiasi alibi, poi vediamo se ci sarà un contenzioso, e Conte l'ha fatto capire, sarà il contenzioso del Sì, secolo e se si questo. va in tribunale, no? Quindi intanto lo reintroduciamo, poi vediamo l'azienda rispetto a questo cosa ci risponde. È come che io le facevo quella domanda, ma voi come votereste in quel caso? Ecco, e questa è la domanda giusta, cioè, fa bene Conte a dire questo, ma io però mi faccio anche un'altra domanda e dico: ma è possibile che uno Stato come l'Italia, parliamo dell'Italia e i cittadini italiani, e una grande azienda debbano discutere se togliere o no un alibi? Cioè, stiamo parlando, ti tolgo l'alibi, Però resti, lei non sa che resti. un Mi negoziato sembra è fatto ridicolo. di tante cose, lo Ecco, dicono i sindacalisti, non lo dico io, eh. io invece penso che, ecco, io le voglio rispondere alla domanda, perché sennò sembra Sì, che. No, io io sono voterei qui, aspettiamo. no allo scudo No, penale, quindi lei e le dice che la dico gran anche parte del perché. movimento voterebbe no. Guardi, io No, non lo so, perché magari qualcuno confermo. voterebbe anche E le sì. dico anche il perché. Uno, perché non serve. Due, perché ho visto nel servizio il fatto che l'azienda diceva che i magistrati fossero contro l'azienda. Non è così. I magistrati hanno lavorato affinché venissero rispettati i requisiti minimi per non continuare ad uccidere le No, persone. sì, lei Ecco, avrà letto però il comunicato e le dico anche dell'azienda. un'altra cosa. I magistrati di Taranto comunque, con parole magari non così esplicite, erano nel mirino
Nel senso, tra i motivi per cui volevano rescindere il contratto c'erano anche le decisioni dei magistrati. Perché facevano rispettare la legge? Le dico anche un'altra cosa. Io sono rimasto deluso non solo perché non è stato rispettato il piano industriale e quindi anche il piano di risanamento dell'ambiente, ma anche le misure minime di sicurezza che qualunque azienda in Italia rispetta, non le hanno rispettate. Le abbiamo visto da incidenti nel 2016 dove un operaio è diventato una torcia umana in quella struttura. Sì, nel 2018 un incidente con una... Ecco, e allora io dico, non hanno rispettato le leggi sulla sicurezza, ci sono, ecco, poi le indagini diranno com'è andata, per la sicurezza sul lavoro che tutte le aziende in Italia devono rispettare, e figuriamoci cosa non hanno fatto le autorità. Allora, adesso poi torno da lei con un altro...